Ce la fai. Sì, ce l'ho fatta. Bravo Filippo, bravo. Grazie. Sei un genio, guarda. Grazie. Sei un genio. Grazie per gli applausi, grazie. Che piacere questa mattina. Perché? No, così almeno una volta. Cioè, dico, perché è un piacere? È un piacere perché ci sei tu. Ah, ecco, sei ecco. Qualcosa di eccezionale. Poi c'è il sindaco che è venuto a trovarci la vigilia di Natale. Sì. Almeno una volta l'anno il sindaco una volta l'anno. Diciamo quello che abbiamo detto prima. Buongiorno intanto sindaco. Buongiorno chiaramente. Che abbiamo detto che c'è una presenza scomoda. Che sono io. Ma io posso anche andare via e lasciare il sindaco con la bella Dominella. Io credo che sarebbe una cosa perfetta. Perché l'intruso io che non c'entro niente. Ma dobbiamo essere buoni, è Natale. È Natale, quindi cerchiamo di esserlo. A Natale tutti buoni, mi raccomando, belli e brutti, tutti quanti. Allora, buongiorno sindaco o buona vigilia di Natale. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano. Ecco. Grazie a voi per l'ospitalità, anche se ribadisco, mi sento a casa mia. Ma noi questo lo diciamo, non fa piacere a tutti. Certo, sicuramente no, perché tutti vorrebbero avere il sindaco, ma noi siamo i privilegiati che abbiamo il sindaco spesso a casa nostra, la radio, che è anche casa del sindaco, come no, molto piacere. Dominella vuole fare qualche sciogli tu, sciolgo io. Sì, il sindaco è qui, e l'abbiamo detto da stamattina, lo diciamo, è qui presente perché vuole fare gli auguri a tutta la cittadinanza di merito. Ecco, con la speranza, ecco, poi le parole le trova il sindaco sicuramente, che sia un Natale diverso, un Natale bello, il tempo è buono, quindi già partiamo da qui. Il tempo. Le previsioni sono che il tempo per tutto Natale sia così bello. Per tutto sono iniziati i regali, la Juventus ieri. Il clima natalizio ha fatto un regalo al Milan, così ti anticipo. Non volevo toccare adesso questo argomento, sì. E lo chiudiamo subito. Comunque regalo, è Natale, dobbiamo essere più buoni. Abbiamo regalato la Coppa al Milan. Beh, insomma, regalato. Berlusconi, il presidente. I ragazzi del Milan, i giovani del Milan vi hanno un po' bastonato, quindi. Però, dai. No, lei deve, è un regalo, lei mettiamola così. Lei da sportivo sindaco deve fare i complimenti al... Assolutamente sì, è stata una gran bella partita, ecco. E abbiamo visto tanti ragazzi giovani, portiere del Milan che è l'orgoglio credo della nazione, e la speranza deve rappresentare, rappresenta sicuramente la speranza per tutti i giovani, il portiere 17, manco 18 anni, 17 qualcosa, esatto. Quindi meriti a questo ragazzo con un futuro all'insegna dei suoi desideri. Noi possiamo fare altro che essere contento per lui e per tutti i giovani che si affermano. Certo, è una cosa bella questa, che dalle parole del sindaco fare i complimenti ai giovani, soprattutto del Milan italiani, e che poi, vabbè, insomma, regalo o non regalo, il Milan l'ha vinta. Beh, passiamo ad altro adesso. Sì, sono qua. Iniziamo, c'è già una telefonata, sindaco. Rispondiamo subito alle telefonate e poi il sindaco alla fine. Pronto? Pronto? Sì. Ah, buongiorno. Ecco. Buongiorno, buona vigilia. Con chi parliamo? Grazie altrettanto. Giusi sono. Giusi, ecco. Ciao Giusi. Parlavate di sport. Ah, sì, certo, la nostra cara Giusi. Un'altra eccellenza. Ecco, si parlava di sport giustamente e interviene subito Giusi. Certo. Prego, c'è il sindaco allora. Qua ad ascoltarti. Lo so, forse ho chiamato. Io ho chiamato per ringraziarti a te e alla Patrizia per il piccolo contributo che mi avete dato. Dopo un po' di tempo, però. Meglio tardi che mai. Certo. Onestamente sì, sono d'accordissimo con te e quindi vi ringrazio onestamente. Siamo noi che ringraziamo te per quello che fai e per quello che rappresenti per noi, Giusi. Vabbè, io faccio di tutto perché mi sento una persona normale come te, come tutti quanti gli altri. Ok, io non lo so se non ci vediamo prima, spero di sì, ma il 28 ci abbracciamo e c'è un appuntamento sul corso nella notte magica.
Sì, sicuramente ci sarò, come ci sono. C'è Pippo sempre. Che ci vuole offrire qualcosa, sicuramente. Ah, sì, con molto piacere. Dice che se vince l'Inter offrirà. Io ho dubbi che posso offrire quando vince l'Inter. Ci provo. Io pure, guarda. Ma pure se... Prego, prego, Giusy. Pure se non vince dovrebbe offrirci, però. Ma certo, perché no? Con molto piacere, molto piacere, credo. Veramente. Soprattutto se non vince, vediamo se lo fai però, eh? O sei arrabbiato? Assolutamente no, anche perché l'Inter in questo periodo, ho dato un pugno al microfono, l'Inter in questo periodo sta facendo bene, non, insomma, siamo contenti. Un po' di diciamo. Tosse, mannaggia. Va bene, senti, però lasciamo l'Inter da parte, la Juventus, perché il sindaco è qua, perché vuole fare gli auguri a tutta la cittadinanza, noi lo ringraziamo, e grazie a te che sei intervenuta. Così tempestivamente, la prima telefonata. Era d'ovvio che lo dovevo fare, perché onestamente è una cosa che loro hanno fatto, quindi le devo ringraziare, cioè in modo tale che tutti quanti potessero sentire che effettivamente hanno fatto. Bene, bene, ci mette un po' l'amministrazione comunale, però le promesse del sindaco le mantiene, vero? È giusto. L'importante. Sì. Si è impegnata tantissimo la Patrizia. Tutti ci siamo impegnati nel momento in cui abbiamo deciso di fare quello che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatto col cuore, lo sai. Sì, ma è intervenuta soprattutto lei. Bene. È il suo settore. Doverlo dire, doverla ringraziare onestamente, perché è contenta di condividere con noi, con me e con tutti questo momento, Patrizia. Ti ringrazio per lei. Bene, Giusy, se non hai altro da aggiungere, buon Natale, ecco. Grazie, voi. Grazie. Ci vediamo alla notte magica sul corso, allora. Auguri, Giusy. Certo, parlare con te. Ci sono gli auguri anche da parte di Dominella, non so se li hai sentiti. Sì, grazie, altrettanto a tutti quanti voi, e pure a Bruno. Infatti. Certo, Bruno è dall'altra parte che ci sta seguendo. Pazzo ci di Dario. Anche quel pazzo di Dario. Insomma, tu, auguri a tutto tutti, lo staff. Tutti. Grazie. Grazie, Giusy. Dico pazzo nel senso buono. Certo, certo, ragazzi. Sicuramente, certo. Pazzo certo. Non riconosciuto. Oh. Vabbè. Non gli danno nulla a lui. Giuridicamente parlando, chiaramente. Il titolo di pazzo gliel'abbiamo dato noi, dai, va bene. Grazie, Giusy. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, Giusy. Allora, ecco, la prima telefonata di Giusy per testimoniare che l'amministrazione comunale la promessa l'ha mantenuta, il piccolo contributo da parte dell'amministrazione lo ha ricevuto con molto piacere. Grazie all'amministrazione, perché è un bel gesto. Sì, per noi Giusy rappresenta molto, anche per quello che fa e per la speranza che rappresenta. Quindi prendiamola come modello, come esempio. Prego. Sì, no, dico, il tempo nel frattempo, perdono il gioco di parole, scorre, quindi siamo anche attenti nell'ascoltare l'augurio. Sì, sicuramente. Natalizio. Del sindaco. Però sì. Io li lascerei alla fine gli auguri del sindaco, sì, no? Perché il sindaco sicuramente vuole brevemente, ecco, l'operato dell'amministrazione comunale. No, più che l'operato, io ci terrei a dire, ecco, quello che abbiamo fatto nell'ultima settimana, che io sono veramente, mi sono emozionato parecchio nell'andare a rincorrere tutti i nostri fanciulli, i nostri ragazzini, i nostri bambini dell'asilo, della scuola elementare, della scuola media, per fare gli auguri. Approfitto ora per dire quello, il messaggio, così chi non mi ha sentito e i tanti ragazzi che ci sentono, i tanti bambini che ci ascoltano, i genitori. Ci tengo tanto affinché questo messaggio possa arrivare dritto al cuore di tutti. Io ho detto vi auguro in primis, in assoluto, quello che sta in cima all'albero di Natale. In cima vedete quella stella come la stella della salute, perché poi se c'è la salute c'è tutto a cascata. La stella che sta in cima, scendendo ci stanno le palline, le cioccolatine, le stelle filanti, e sono poi, se c'è la salute, viene la gioia, la famiglia, la spensieratezza, la felicità. Giù, ai piedi dell'albero, ci stanno i regali, i doni. Non sono tutto nella vita. Sì, sono importanti, ma non sono essenziali e fondamentali. Se arriva il telefonino di 30 euro, arriva la calza con le semplici cioccolatine, accontentatevi. Sappiatevi accontentare. E sappiate anche che noi genitori
facciamo e faremo sempre l'impossibile per accontentare voi figli, che a volte siete incontentabili, chiedete la luna. Io ho chiesto a tutti di farmi tre promesse. La prima promessa, gli ho detto, siamo a Natale, ogni anno si dice più buoni. Più buoni, 50 anni, io sono a qualche giorno dai miei 50 anni e sicuramente posso dire che ho un vissuto che mi consente di dire che ho meno domani che ieri alle spalle. L'augurio che faccio a tutti quanti di averne, anche a chi è più grande di me, di avere un milione di domani in più dei miei. Ai ragazzi gli ho detto più buoni, ma più buoni di cuore, perché se non aprite il vostro cuore non ha significato dirci auguri, un Natale più buoni. E questa è la prima promessa che vi faccio, che voglio che voi mi facciate. La seconda promessa che mi sento di chiedervi è quella che vi voglio tutti più studiosi, perché il sapere lo dovete rincorrere in ogni istante della vita. Bombardate i vostri genitori, bombardate i vostri insegnanti di domande, perché ogni domanda che fate, forse fate imparare anche qualcosa a noi genitori e ai vostri insegnanti. La cultura in assoluto, la madre della cultura è la cultura della legalità. Se non c'è quella, se manca quella, arriveranno di conseguenza le noie, i guai, i disastri. La terza promessa ai ragazzi che ho fatto, e mi sento di estenderla anche un po' a tutti quanti, è un Natale di solidarietà, un Natale che ci vede più altruisti. Pensiamo ai 100 ragazzi minori profughi non accompagnati che abbiamo al camping Stella Marina, che ci sono stati affidati dalla prefettura. Sono ragazzi che non hanno il papà, non hanno la mamma, non hanno i genitori, quindi non hanno la cosa più importante per noi figli. Perché ai bambini, ai ragazzi va fatto capire che la cosa più importante che hanno sono i genitori, il valore della famiglia, quindi. Allora pensiamo a chi è meno fortunato di noi, a chi è malato, a chi è in carcere, a chi è scappato dalla miseria, dalla guerra, e pensiamo se è possibile, e se lo vogliamo è possibile, di regalare a chi è meno fortunato di noi anche una penna, una cioccolata, un vestito che non usiamo più, un qualcosa che allora manca e che noi magari neanche guardiamo più. Se riusciamo a fare questo, la speranza di avere un domani che passa attraverso le nostre azioni, un domani migliore ci può essere. Ci dobbiamo credere. Non dobbiamo mettere soprattutto freno ai sogni dei nostri ragazzi, dei nostri bimbi, perché per arrivare all'obiettivo bisogna crederci, bisogna anche sognarlo, e poi magari ci si può arrivare. Io, dopo tutto quello che è successo in questi 18 mesi, ne ho viste tantissime, momenti belli e momenti meno belli. Vi partecipo a due in assoluto che mi hanno riempito e mi hanno dato tantissimo, e sono in cima, sono credo impareggiabili. L'augurio che mi fa una nonnina, la nonnina di 105 anni, che mi prende la mano e me la bacia, bellissimo, e l'affetto che ogni giorno mi partecipa un ragazzo che mi chiama zio, che di fatti non è mio nipote, però lo sento. Non faccio i nomi, né del ragazzo e della nonnina. A loro un fortissimo abbraccio che estendo un po' a tutti quanti. Vedete, poi pensiamo anche ai momenti negativi, e ce ne stanno tanti, perché questi vengono da sé e non li possiamo evitare. Penso per esempio alla ragazza che ha ammazzato la mamma con un colpo di pistola, penso alla ragazza che si è suicidata a 25 anni, pochi giorni fa, penso al neonato che è morto in ospedale, alla disperazione dei genitori, penso alla ragazza che alla violenza che ha subito la nostra ragazzina. Quindi, e mi sento impotente, scusatemi, non è banale dire stupido di fronte all'impossibilità di agire e di evitare di non essere riuscito a evitare. Ma come si potevano evitare queste cose? Quindi dobbiamo metterci un impegno, dobbiamo fare tesoro degli errori
che facciamo ogni giorno, che facciamo tutti, nel bene e nel male. L'importante è che sicuramente da parte mia gli errori non sono ricercati, non sono voluti, sono in assoluta buona fede. Io chiedo l'aiuto, lo faccio sempre, di tutti quanti, affinché questi errori siano più lievi, affinché questi errori non ci siano più. Poi io ricordo le parole che ci ha detto la dottoressa Di Raimondo nel saluto, quando ha lasciato, quando ci ha consegnato il testimone nella prima riunione di consiglio comunale: stringetevi attorno al vostro sindaco, avete un solo sindaco. Io dico che mi sento fortunato, abbiamo vinto l'elezione per 105 voti, ho una grandissima responsabilità. In questi 18 mesi sento il peso sulle spalle, che è un peso grandissimo, un peso che lo sento sempre più forte, sempre più pressante. E quello che abbiamo fatto tantissime cose, ma non siamo arrivati. Ne fai una e ne pensi 100, questo lo posso dire con presunzione. Noi stiamo rincorrendo quotidianamente, ma rincorrendo come? A mani nude, a piedi scalze, cercando di staccare, di allontanarci il più possibile da quel passato che ha creato il disastro a Melito, ha devastato la nostra Melito, perché ce lo dobbiamo dire, diciamolo in faccia. Io l'augurio in questo Natale è quello che chiedo a tutti quanti, e di fare tesoro di questi errori e di guardare tutti assieme, ognuno per la nostra parte, andando a massimizzare le risorse positive, il positivo di ognuno di noi, perché qualcosa di positivo ce l'abbiamo tutti. Io non credo che un soggetto qualsiasi possa essere negativo in assoluto, quindi dobbiamo essere bravi, ognuno per la nostra parte, ad attrarre quelle risorse e a farle convergere verso un'unica direttiva, che deve accendere la speranza, incentivarla, coltivarla e far sì che questa possa veramente rappresentare un futuro migliore per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri ragazzi, che sono loro che sono il nostro futuro. Io credo che la mia vita senza quella dei miei figli avrebbe sicuramente un sapore diverso. Per me rappresentano quello che rappresento io per i miei genitori, ai quali devo tutto quello che sono e tutto quello che ho. Ecco, messaggio bellissimo questo del sindaco, partire dai bambini, insomma, poi tutte le cose che abbiamo vissuto in questo periodo, le cose brutte, no? Ma ci sono anche le cose belle. Sì, no, ma mi piace poi il fatto che dà fiducia appunto a noi giovani, perché se non troviamo chi ci dà fiducia... Anziché sentir dire sempre non fanno mai nulla, non fanno questo, non fanno quello, termina anche il bello. Quindi grazie. Grazie veramente al sindaco. Abbiamo un'altra telefonata in diretta, pronto? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno signor sindaco, sono Bruno io. Bruno, ciao, buongiorno. Bruno. Prego. Signor sindaco, tanti auguri di Buon Natale. Grazie a te e a famiglia, soprattutto alle tue bimbe. Grazie. Dico bimbe anche se... Sì, vabbè, per i noi sono sempre bimbi. I miei genitori, giù figliolo, quindi... Sì, certo, infatti pure io dico, quando vado a prendere la mia figlia a scuola, dico, devo andare a prendere a dire che mia moglie, vai figlia figliola. Vabbè, è chiaro che per noi... Bene. Grazie Bruno. Bruno, buon grazie. Natale. No, auguri pure a Filippo, a Dominella, ovviamente. Grazie. Con le rispettive famiglie. Grazie. No, io non so se si possono fare domande, diciamo. Domande buone, perché siamo nel periodo. Bruno, puoi fare qualsiasi domanda, non ti preoccupare. No, perché io non vorrei essere ripetitivo, però, perché ogni volta che chiamo però faccio le stesse domande. No, volevo chiedere, siccome in questi giorni si è parlato dell'ospedale Tiberio Eule, che forse riapriranno alcuni reparti della maternità, volevo sapere dal sindaco che cosa c'è di vero, che cosa si sta facendo appunto per l'ospedale. Bruno, allora ci stiamo lavorando, non è facile far ripartire l'ospedale di Melito. Dovrebbe, io uso il condizionale perché fino a quando non vedo le cose non ci credo, da qua a breve
essere avviato il percorso per avere i 20 posti di lunga degenza. Dovrebbe essere ormai un fatto già fatto, diciamo, qualcosa di già avviato, però vediamo. Io assieme a Patrizia e assieme a Eliene siamo stati a Roma la settimana scorsa. Non mi va di dire quello che abbiamo chiesto, quello che, per cui siamo fiduciosi e speranzosi. C'è molta carne sul fuoco, stiamo seguendo, siamo sul pezzo. Poi chiaramente il punto nascita non è facile, né è facile ottenere qualcosa solo con le proteste. Noi ci siamo, c'è chi ci sta aiutando, non lasciamo nulla di intentato. Va bene, Bruno, grazie. Va bene, grazie signor sindaco per la risposta. Auguri anche a tutti i radio telespettatori e famiglie. Grazie, ciao, grazie Bruno. Grazie, ciao, grazie, tanti Bruno. Auguri. Ecco. Grazie. Ciao. Bene, questa è la telefonata di Bruno che giustamente chiedeva al sindaco per sì, questa io struttura. Ci tengo a dire una cosa, non mi va di dire quello che faremo, cioè, sembrerebbe più una passerella politica. Il momento è quello degli auguri, se poi viene qualche domanda facciamo, rispondiamo tranquillamente. È un momento particolare, è un momento in cui magari vorrei fotografare l'iniziativa del Natale solidale. E abbiamo inteso ripeterla quest'anno come esperienza. L'anno scorso abbiamo dato 100 euro caduno a 80 famiglie, quest'anno abbiamo messo lo stesso importo, ma sono quasi triplicate le richieste, sono arrivate 193 istanze, quindi significa che il bisogno, le condizioni economiche vanno a peggiorare. Quindi ognuno per la nostra parte dobbiamo fare qualcosa in più. Io vi posso dire che in questi 18 mesi di amministrazione tanti sono stati i risparmi, tantissimi, non li elenco. L'abbiamo detto, chi ne ha voglia, spero che voi rimandate in onda l'incontro con la cittadinanza, dove abbiamo elencato settore per settore cosa abbiamo fatto, quanto si è risparmiato, cosa vorremmo fare e cosa abbiamo intenzione di fare. Chiaramente da soli non si può fare nulla, più si è, e questa è una mia filosofia di vita, più si è e più forti ci si presenta, più amicizie si sono e più forte sono le spalle del sindaco, meno avversari e meno nemici ci sono e più forte sono le spalle del sindaco, e se sono forte le spalle del sindaco è forte merito, è forte la cittadina che mi onoro di rappresentare in questo momento. Quindi la cittadinanza deve stringersi sicuramente intorno all'amministrazione comunale e remare tutti da una stessa parte. Quindi poi volevo precisare, ci sono state tante polemiche, tanti rimproveri, io sono stato anche di pomeriggio al comune e ho cercato di spiegare che per il sindaco, per l'assessore, per il consigliere, ma per chiunque non cambia nulla se le 100 euro vengono date alla persona numero 1 o alla persona numero 2, per non fare un nome. Vediamo, noi ora ci vediamo tra poco al comune, vediamo un attimino se riusciamo da qua a fine anno a rimpinguare e a rivedere un attimino per soddisfare ulteriori richieste che sono pervenute, visto non ci aspettavamo una così grande quantità di richieste, è il triplo dell'anno scorso, quindi bene, quindi buon lavoro, perché sì, l'amministrazione comunale lavora anche la vigilia di Natale. E allora c'è anche il buon Silvio che è venuto a trovarci, magari sì, forse ecco, ci vuole parlare dell'Alica Festival. Saluto il sindaco, vengo qua di lato, saluto voi, buongiorno Dominella, buongiorno Filippo. E buongiorno a tutti, giro un pochino il microfono sì, così si sente meglio. Niente, facciamo gli auguri anche noi, faccio gli auguri anch'io veramente di cuore. È un Natale, sindaco, che bisogna sentirlo veramente nel cuore, come dicevi tu poco prima. E soprattutto lo devono sentire le famiglie che hanno più bisogno, che hanno necessità di stare insieme. A questo
io, noi rispondiamo anche con la possibilità di poter partecipare a delle manifestazioni, a dei momenti di convivio insieme, totalmente gratuite, che sono per esempio quelle dell'Alica Festival in tutta l'area grecanica, che vanno ad animare i borghi e le città della nostra terra, altrimenti non ci sarebbe praticamente nulla, se non dove le amministrazioni come quella per esempio di Melito hanno un forte impegno sul territorio e riescono comunque a creare dei momenti di aggregazione importante. E questo è il bello, stare insieme, stare insieme con gli amici, con le persone più care, ma anche vivere le nostre città in questo periodo, secondo me è la cosa più bella, più importante che va fatta. Poi noi saremo insieme qui a Melito giorno 28, ci sarà la Notte Magica, che è un evento che si ripete ormai, se non mi sbaglio, da 2 anni, è un evento che catalizza l'attenzione non solo dall'area grecanica ma anche da più lontano, ed è meraviglioso perché chi viene qui può venire anche a far girare un pochino l'economia delle nostre città, e male non è. Noi ci saremo con un bellissimo concerto che partirà attorno alle 22.30, alle 23 circa. Diciamo che poi slittano, sindaco, un pochino, sì, gli orari, perché in questi slittano casi, perché il sindaco naturalmente arriva in ritardo, Filippo lo rimarca. Vabbè, allora lo diciamo, abbiamo concordato che inizierà alle 11, forse qualche minuto dopo, però per trovare una giustificazione ci deve essere sempre qualcuno che si deve sacrificare, che deve diventare il capo espiatorio, e questo non può essere che il sindaco. Il sindaco, ma è così, è arrivato tardi, iniziamo tardi, diremo così. Il sindaco deve assumersi tutte le responsabilità di ritardi, di cose belle, di cose brutte. Infatti quello che ha detto, faccio il capo. Io lo rimarco spesso perché è così. Io colgo l'occasione al volo per ringraziare sia il sindaco che tutta l'amministrazione, Patrizia Crea e non solo. Ringraziamo tutti i sindaci dell'area grecanica. Io voglio ringraziare in maniera particolare chi ha convocato la riunione per oggi pomeriggio alle 3, per esempio. Vigilia di Natale, è importante che i sindaci si incontrano per parlare, e vigilia di Natale alle 3. Dici, ma poi quando giustamente ci dobbiamo fare gli auguri, poteva essere fatta anche la riunione il giorno prima. E quindi vabbè, scherzi a parte, è piacevole incontrarsi. Siamo sulla... ci immedesimiamo nel ruolo che abbiamo tutti quanti, va fatto un sacrificio. Io voglio ringraziare veramente i miei assessori per il sacrificio che fanno. Io so quanto sto privando e sto mancando alla mia famiglia, ai miei figli, e quindi è un sacrificio che fanno un po' tutti i miei assessori, quindi li ringrazio per questo. Ha telefonato un imprenditore, sì, ecco, ha detto che lui contribuirà per l'aiuto che avete parlato prima dei 100 euro per le famiglie, darà il suo contributo. Va bene? Sì, che allora se c'è qualcuno, io voglio ringraziare tutti coloro che, giustamente, sì, allora io non so chi è. Lo ringrazio veramente, e lo diciamolo, ha chiamato, mi dice Bruno, una comunicazione che mi onoro di dare, che ha chiamato un imprenditore locale, dice che vuole partecipare a questo Natale solidale dando qualcosa, lo può fare tranquillamente, e noi si può fare semplicemente anche rivolgendosi a un parroco, che meglio di noi sa. Il parroco chiederà al comune se questo tizio, questa tizia è nell'elenco, non è nell'elenco delle 80 persone che in questo momento abbiamo, che hanno ricevuto il bonus spesa, perché non sono soldi che diamo, ma è un bonus spesa per far sì che il Natale possa essere diciamo fatto in maniera serena, perché pensiamo a chi veramente ha poco da mettere sulla tavola, perché purtroppo anche questa è una realtà come tante altre. C'è gente che non ha nulla in tasca, quindi quando io dicevo pensiamo a chi è meno fortunato di noi, chi ha voglia, e lo ripeto, di donare, lo può fare tranquillamente anche senza passare dal comune. C'è tanta disperazione, c'è tanto bisogno in giro, basta saper guardare, e abbiamo tutti occhi e abbiamo l'intelligenza
tranquillamente, di questo lo dico con orgoglio, merito non è solo 'Ndrangheta, ma merito è soprattutto intelligenza e soprattutto solidarietà, e c'è tantissima gente che ha voglia di riscatto e tantissima gente che ha un cuore immenso. Voglio ringraziare tutte le associazioni, la FIDAPA, e parliamo anche del Natale sotto l'albero. Anche quest'anno abbiamo fatto questo evento, il Natale sotto l'albero. Stiamo raccogliendo i regali, anche quelli riciclati, per far sì che ogni bambino abbia il suo regalino, il suo pensierino di Natale. Quindi grazie alla FIDAPA, grazie a tutte le associazioni, e prima che mi dimentico, un grazie di cuore per quello che fanno, per quanto ci fanno sentire sicuri, a tutte le forze dell'ordine, per la loro presenza nel territorio, in tutto il territorio nazionale. Bene, volevo concludere, intanto sì, abbiamo un'altra telefonata in diretta, un attimo. Mentre ci colleghiamo, un saluto al volo, sindaco, tanti auguri a te, a tutti i sindaci dell'area grecanica, a tutti gli amministratori, con la speranza che il prossimo anno sia un anno di costruzione ancora maggiore rispetto a quello che si è fatto, perché i cittadini ne hanno veramente bisogno, hanno bisogno di avere degli amministratori che sbattano i pugni nei luoghi dove vanno sbattuti, come per esempio per l'ospedale, per l'aeroporto, per i servizi che mancano alla nostra terra, perché sì, è bello fare, e li organizzo anch'io, fare feste, fare questo genere di manifestazioni, ma poi c'è bisogno dei servizi, altrimenti questa terra muore. Quindi in bocca al lupo per l'anno che viene e tanti auguri. Grazie Silvio per il tuo intervento. Abbiamo la telefonata, pronto? Pronto, buongiorno, sono l'assessore Crea. Oh, assessore, quale piacere. Buongiorno. Buongiorno, buona vigilia, buongiorno, assessore. Buongiorno, buongiorno. Io approfitto di un minuto di tempo, non 5 perché ve ne ruberei di prezioso. Prego. Per approfittare della presenza del sindaco, che saluto, sì, che ci rappresenta in questo momento tutti, ringraziare voi per il servizio che date alla cittadinanza, perché ci consentite di stare a stretto contatto con loro, e quindi questo è un servizio fondamentale. Ringrazio personalmente tutti voi, Bruno Taverna, la Radio 95, per quello che date al nostro territorio. E approfitto di questo minuto per fare veramente gli auguri di un sereno Natale a tutti i nostri concittadini. Che sia sereno, pieno di gioia nelle proprie famiglie, ma che sia sereno anche in tutto ciò che si vive nella nostra cittadina. Noi ci stiamo impegnando tanto e stiamo cercando di lavorare per tutti. Perdonateci se non arriviamo veramente a soddisfare i bisogni di tutti, ma è davvero difficile. Ci proveremo e proveremo a migliorarci. Assessore, avrà parlato fino ad ora di questo, ne sono certa. Assessore, mi scusi un attimino, poi la faccio. Gli vorrei strappare una promessa al mio assessore. Prego. Vorrei che non fossi tanto monella, però io. No, succede questo, che alle volte bisogna. Lei è monella lei. Chiaramente diciamo che è un messaggio in codice, dai. Perché qualcuno lo può fraintendere. Un attimo, perché non, se parlate non, si accavallano. Prego, assessore, lei è monella? È una piccola battuta che mi fa il sindaco. Per un discorso che dura da un annetto relativamente ad una piccola cattiveria, ma niente di più, niente di meno. Ma non è cattiva, dai, l'assessore Crea. Poi chi mi conosce sa che sono monella, facciamo così. Senta, non vi voglio rubare tempo importante, io dico soltanto al sindaco di cogliere nel più breve tempo possibile l'occasione per ricordare a tutti i nostri appuntamenti, perché è importante che si lavori, ma che la gente, tra virgolette, possa godere di questo lavoro che noi cerchiamo di portare avanti. E niente, ci tenevo particolarmente, Filippo, per questo telefonato, a ringraziare voi, a ringraziarvi pubblicamente. Grazie, un abbraccio e un sereno Natale a tutti voi, un saluto particolare a Bruno, certo. Insomma, per il servizio che fate, e un buon Natale veramente a tutte le famiglie. Grazie, sì, in ogni caso. Assessore, ti volevo dire che le crispelle che avete fatto e avete mandato a Studio 95 come diciamo gruppo di donne, perché devi sapere che io ho una
forte presenza femminile in giunta nel consiglio. Certo. Ci hanno inondato di crespelle stamattina, hanno inondato di crespelle Studio 95, il comune, quindi grazie, sono state buonissime Patrizia, Emma, sì. Maria, grazie. Le solite, sindaco, le solite battute del sindaco. Sì, sindaco, dico perdonaci se ogni tanto prendiamo una retta anche per le nostre famiglie. Senta, assessore, per chiudere, noi l'aspettiamo qua in radio. Ecco, quando vuole, sa che può venire, può intervenire. Sarà quando. Un piacere. Magari senza il sindaco, ecco. Concorderemo presto. Con magari senza la presenza del sindaco. Sì, dovrai venire prima del 28 chiaramente a spiegare quello, diciamo, quello che sarà nella notte magica, le postazioni, perché io non lo, cioè non è che non lo voglio fare, voglio dire che ogni tanto si gode di luce riflessa, nel senso che io mi trovo servita la notte magica senza mettere mano, senza dover fare nulla se non l'atto di indirizzo. Quindi di questo voglio dare atto al grande lavoro, alla grande efficacia della mia squadra, che riesce veramente a essere autonoma e cammina, sa camminare, cammina da solo portando dei grandi risultati. Mi auguro che quest'anno, come nelle altre edizioni, si possa svolgere tutto in serenità, tutto in tranquillità, che scivoli tutto nel migliore dei modi, che ci possiamo veramente divertire assieme e passare un'ora di spensieratezza, perché ne abbiamo veramente tutti tanto bisogno. Ecco, facciamo, scusi sindaco, facciamo così, assessore, guardi, all'interno del mio programma domani mattina, se lei vuole, può intervenire anche telefonicamente, visto che sicuramente ha tante, tante... Ma potrà venire, no? Si alza prima, mezz'ora, di un sacrificio di mezz'ora, anche il giorno di Natale, se lo chiede il sindaco lo puoi fare. Aspetta. Va bene, dai, prometto che domani farò un salto. Ecco, così lei magari può spiegare la notte magica, ecco che... Domani, perché io mi sono dimenticato, Patrizia, il vino che dovevo portare a Filippo, ecco. Mi è rimasto sull'altra macchina, perché avevo la cassetta di vino, gliela mando con te domani, dai. Va bene, aspettiamo il regalo del sindaco. Assessore, poi con il sindaco vi fate gli auguri dopo, perché visto che oggi pomeriggio lavorate, quindi insomma, ecco. Va benissimo, un abbraccio e un buon Natale a tutti. Grazie per il suo intervento, assessore, tanti auguri. Tanti auguri. Anche da Dominella gli auguri, assessore. Tanti auguri. Ecco, grazie. Bene, la telefonata dell'assessore ci stava tutta, ecco, perché... Assessore Crea è sempre presente, magari fa a volte, diciamolo, no? Che a volte fa anche le vicinanze. Sì, volevo dire che lo diciamo, io ho, è stato, lo dico pubblicamente, ce ne vorrebbero 100.000 Patrizia Crea, per quanto mi riguarda, e lo dico con grande soddisfazione, senza scatenare gelosia alcuna, mi auguro. 100.000 Patrizia Crea, a lei però ho chiesto qualcosa in più, ho chiesto che, non lo so se riuscirà a farlo, ma lo deve fare, adesso deve iniziare dopo 18 mesi a non farmi parlare, deve capire soltanto quello che io gli voglio dire con un semplice sguardo. Beh. A volte anche l'intesa è importante. Altra telefonata, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Antonella. Antonella, buongiorno e buona vigilia. Anche a te. Prego, c'è il sindaco qua. Immagino sicuramente che vuoi fare una domanda al sindaco. No, 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 il sindaco ha detto che domande non, per oggi niente, lo lascio tranquillo. Ah, ecco. Non è che se... le domande di Antonella sono molto stuzzicate. No, la puoi fare tranquillamente, non è un problema. Antonella, figurati, io dritto per dritto le dico e non le mando a dire. Per carità. Siamo molto simili, mi sembra. Infatti, è quello che dicevo prima io. No, non mi sembra il momento giusto. Bene, intanto bene. Ti voglio fare, scusa se ti do del stupido. Tranquilla. Auguri. Sì. Grazie. E niente, ti voglio solo semplicemente strappare una promessa. Ecco. Se considerato che comunque adesso non si può. Cioè non si può, non è corretto nell'ambito di questo periodo fare certe domande. Dovresti promettere che ci concedi un paio d'ore per poter parlare con te. Ah,
un paio d'ore. Questo, questo. Allora, chiedere se... un paio d'ore al sindaco Antonella. Allora, ascoltami, non ci stanno, voi lo sapete, io per una scelta mia e mi costa parecchio, credetemi, la, diciamo, la stanza del sindaco, che in questo momento, ci tengo a precisare, è occupata da Peppe Meduri. E non è il sindaco, io mi sento di dire che sono il sindaco di tutti, che sono una persona normalissima, che amo il rapporto diretto o non formale, mi fa piacere quando la gente mi dà del tu, chiaramente mi dispiace quando poi si approfitta. Quando qualcuno pensa di, come è successo ieri con offese gratuite a qualcuno dei dipendenti per il bonus, sta male. Continuerò a ricevere tutti, continuerò ad ascoltare e tenterò nei limiti del possibile, per quanto è possibile, di soddisfare le richieste nel lecito, le richieste lecite di tutti quanti. No, il mio era, come hai concesso questo recco a Coin Radio, di ritornare, in questo senso, Sì, no, di ritornare non mi viene difficile, Antonella, credimi, io ho... credo che in questo momento bisogna lasciare da parte il problema spicciolo, perché vedi, nel momento in cui, tanto per dirti una, nel momento in cui l'amministrazione appalta e vengono aggiudicati i lavori e viene firmato il contratto per il ripristino di tutti i punti luce del comune di Melito, poi se manca la luce in via Papa Giovanni o in via Umberto I o in via Nazionale o a Pilati o a Muso Puniti o ad Annà, a Pentiatto, la singola luce o una campata intera, non è un problema che dovrebbe essere più attenzionato al sindaco o all'assessore, questo va da sé. Una volta che viene fatto l'indirizzo, io invece ritengo che è giunto il momento di uscire, di bombardare chi deve fare arrivare qualcosa a merito, perché come ho detto io quando c'è stato il tavolo tecnico in prefettura al ministro Boschi, che ai giovani bisogna parlare, ai giovani bisogna dare speranza e fiducia, ai giovani noi oggi non siamo in grado di offrire un'alternativa, perché l'alternativa è la piscina o la palestra, la biblioteca o il campo sportivo. Noi oggi a merito che cosa possiamo offrire se non un mezzo muretto della villa comunale, che durante il periodo commissariale è stata chiusa forse per più di un anno, quindi abbiamo pochissimo. Abbiamo un campo sportivo dove le condizioni sono semi pietose ancora oggi, nonostante tutti i nostri interventi. Abbiamo un campo sportivo dove si subiscono più atti vandalici, stessa cosa la villa comunale, quindi iniziamo a pensare di poter concretizzare qualcosa, e questo è anche possibile, è possibile soprattutto attraverso il corposo risparmio che noi in questi 18 mesi abbiamo praticato e non predicato, perché io dico sempre praticare, è giunto il momento di praticare e non più di predicare. Nella predica siamo tutti bravi e forse forse io meriterei la medaglia d'oro, me la do io la medaglia d'oro per la predica, facciamo così. Pratica, essere tutti i giorni sul pezzo, essere tutti i giorni vigili, litigare tutti i giorni con chi non rispetta le regole, litigare per far rispettare le regole. Sì, ma io non metto in dubbio il lavoro che avete fatto, per carità, Io dico sempre che comunque come punto di riferimento il cittadino è il sindaco, quindi di conseguenza noi con chi ci lamentiamo? Antonella, io proprio nell'incontro con la cittadinanza mi sono a inizio del mio intervento scusato per averlo posticipato, l'avremmo voluto fare a fine anno, l'abbiamo rinviato di giorno in giorno e di mese in mese, siamo arrivati ai 18 mesi, però è giunto il momento di fargli questi incontri. Però quando noi abbiamo invitato i presenti, e non erano pochi,
avete qualche domanda da fare, volete fare qualche intervento, nessuno ci ha, diciamo, e questo forse è anche sbagliato, perché dal confronto non si cresce obbligatoriamente, il confronto è sempre costruttivo, noi possiamo e dobbiamo avere opinioni e idee diverse, però dobbiamo essere rispettosi. Beh, certo. L'uno dell'altro. Il rispetto prescinde da chi e con chi si parla, per cui non è e anche questo. Se a volte oltre al rispetto manca anche la B dell'educazione. Ah, benissimo, comunque io ti voglio strappare questa promessa. Diciamo che se ci Antonella, sei riuscita, Antonella. Antonella, diciamo invece io rispondo alla promessa con un invito. Venite, chiedete incontri pubblici, incontri con la giunta, con il sindaco, perché non fare una pregiunta allargata? Io non vedo nessuno che ci dice sindaco, io perché solo col sindaco e non incontro con tutta la giunta, con un incontro informale. Lo stesso sindaco, ma potrebbe essere chiunque, la città non è. Le porte sono aperte, anzi spalancate, Antonella. Bene, Antonella, comunque diciamo che la promessa, non un paio d'ore, ma un'ora. Ma pure mezz'ora. Ecco, pure mezz'ora basta. Pure mezz'ora ci basta. Va bene, Antonella. Va bene. Facciamo una cosa, facciamo a Antonella il regalo, Antonella festeggia il suo onomastico giorno 6, mi dicevi tu. Antonella, non lo so. Gizzo. No, dice, no. Vedi che Antonella e non... fa l'onomastico giorno 6, non capisco che cosa no, mi voleva non dire. Non è vero, Antonella. Non lo so. Allora ritornerò giorno 6. Antonella chi? Io? 6 gennaio. Ma no, sì. Antonella mi sembra, no? Antonella, si può essere una confusione. Diciamo Antonella, non diciamo chi. 6 gennaio è il giorno della Befana, il sindaco. Allora, Antonella. Va bene. Va bene, Antonella. Ciao Antonella, grazie. Ciao, auguri. Grazie, ciao. Auguri. Ecco, sindaco, c'è un messaggio che è arrivato, leggiamolo. Salve, buongiorno a tutti. Volevo ringraziare il sindaco per quello che sta facendo per la comunità. Le differenze ci sono e si vedono, specie se dobbiamo fare il confronto con il passato. Buon Natale, Alessandra. Sì, con il passato non dobbiamo fare il confronto, dobbiamo fare tesoro, lo continuo a dirlo. Perché il passato è storia e la storia è un patrimonio per noi. Se ci sono stati errori, ci sono stati tanti, dobbiamo capitalizzarli e evitarli. Grazie Alessandra. Bene, abbiamo altra telefonata. Pronto? Sì, devi abbassare il volume del televisore, altrimenti non... Sì, adesso? Sì. Ecco. Bene, volevo congratularmi con il sindaco per il discorso che ha fatto. Sono la signora Ponte, richiamo da Condofuri. E onestamente a noi queste parole che lui ha fatto al suo comune a noi mancano, quindi vorrei fargli tanti auguri e un in bocca al lupo. Signora, scusatemi se mi permetto. Sì? Conosco Salvatore, non va spezzata, non voglio spezzare una lancia a favore di Salvatore o degli altri sindaci. Vi chiedo scusa, signora, consentitemi. Vi chiedo scusa, conosco bene tutti i sindaci dell'area grecanica. Per noi è un momento particolare, per quello che c'è stato a tutti i livelli. Io dico che quest'area è la più degradata, l'abbiamo gridato. Oggi stiamo ragionando, non si ragiona più merito, Condofuri, Bova. Stiamo cercando, oggi alle 3 ci incontreremo a Rogudi. Per l'occasione, poi alla fine quando gli ho detto scusate ma fate sta riunione, dico il vigilia di Natale alle 3, io mi sono permesso di dire che verremo castigati dal bambino Gesù pure, se parliamo di politica e di programmi, una riunione, dice no, è anche un motivo per farci gli auguri, va bene, allora convochiamo la riunione per farci gli auguri e poi parliamo anche di altro, mettiamola così, ho detto io a chi... Quindi, signora, partecipo queste parole come se le avesse detto Salvatore e qualsiasi sindaco dell'area grecanica, per chi le vuole recepire in maniera positiva, chi le vuole strumentalizzare rimangono solo le mie parole. A lei. Io intanto... Signora, vi ringrazio, signora. Okay. Guardiamo positivo, guardiamo con fiducia avanti.
grazie signora, auguri. grazie, buon Natale. Ecco, anche da Condofuri la signora Pontari al sindaco, eccolo qua. Dunque, sindaco, allora, siamo arrivati quasi alla fine del nostro appuntamento. Anche perché ho altri appuntamenti. Il sindaco poi dice perché arriva in ritardo. Noi lo tratteniamo, insomma, sempre trattenuto. Quindi non per sua volontà arriva in ritardo il sindaco, perché è sempre trattenuto da qualcuno. Ecco, tornando al discorso di prima. E allora, belle tutte le parole del sindaco, veramente toccante, soprattutto quando ci ha parlato all'inizio, che ha parlato con i ragazzi delle scuole, il messaggio importante, la sua presenza importante per la comunità, per tutto il resto. Quindi adesso i saluti. Sì, volevo dire, e l'ho lasciato alla fine, che volevo ringraziare quel ragazzo che nella visita alla scuola media mi ha consegnato l'accendino e mi ha strappato la promessa che non fuma più. Io mi auguro che quella stretta di mano sia una stretta di mano e un patto d'onore, e invito tutti i ragazzi che fumano a buttare le sigarette, perché il fumo è una droga. Quindi spero che la promessa che ho strappato all'altro ragazzo, che giorno di Natale consegnerà veramente le sigarette e l'accendino a Don Malara durante la messa, e che stacchi con il fumo, perché il fumo è una droga. E volevo concludere con un augurio, non me ne voglia nessuno, un augurio particolare lo voglio fare all'orchestra Corrado Alvaro della Scuola di Merito, al preside Nastasi e al corpo docenti di questa orchestra, alle insegnanti e ai genitori dei ragazzi dell'orchestra, per quello che hanno dato alla nostra Merito, per quello che rappresentano. E ho chiesto a loro di partecipare con l'impegno di portare a Merito, di partecipare a una gara, a un concorso internazionale o nazionale, e di tornare a Merito con il primo premio quest'anno. L'anno scorso hanno portato a Merito il secondo premio nel concorso internazionale a Trento. Perché? Perché mi voglio regalare, voglio che ci regaliamo, anzi, assieme, un teatro a Merito, che è qualcosa che manca. L'altra sera, il 21, si sono esibiti alla chiesa addolorata di Brunella, eravamo come le sardine uno sull'altro. Ci manca il teatro a Merito, ma non manca solo il teatro, non è che non lo vogliamo fare, dobbiamo avere la forza per poterlo richiedere come finanziamento e imporlo anche. E questo viene da sé se i ragazzi, con il loro impegno, con la loro tenacia, riusciranno a portare a Merito un primo posto. Io di questo ne sono convinto. 24 dicembre 2016, una mezza promessa del sindaco, si impegnerà per il nuovo teatro a Merito. Ci proveremo sicuramente. Sino alla fine. E se i ragazzi ci danno il tassello che ci manca, perché io dico, e ho sempre detto, la guerra si fa con i soldati. Se non ci sono i soldati, non si può fare la guerra. L'ultimo ringraziamento, Pippo. Prego. al personale del comune, per quello che hanno fatto e per quello che non hanno fatto, per quello che possono fare e che faranno, anche per quello che non faranno. Io l'ho detto, non sono convinto che non si poteva fare di più. Si poteva e si doveva fare tanto di più, non solo come amministrazione, non solo come personale, ma anche come città. Tutti potevamo fare di più, e un impegno che mi do e una promessa che chiedo a tutti quanti. Chiedo che tutti quanti facciamo di più per il nostro paese. Tanta salute a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie. Bene. Grazie a voi per l'opportunità, per la chance, per l'onore e la gratitudine, perché per me è onore e gratitudine la possibilità di parlare a centinaia di persone che mi hanno ascoltato, che ci hanno ascoltato. Grazie di cuore a tutti quanti per quello che fate per gli altri, per i vostri paesi, per i nostri paesi, per le nostre zone, e innamoriamoci
di quello che ci circonda, di tutto quello che ci circonda. Solo così possiamo dire di aver fatto la nostra parte, solo così possiamo dormire sonni tranquilli e solo così possiamo dire che la nostra coscienza è a posto. Grazie, grazie. Bene, mille. Grazie al sindaco. Per chiudere, il Cenone di questa sera, vogliamo sapere del sindaco, il Cenone. Cenone di questa sera, dico, oh, vabbè, mamma e papà, raccolgano tutti. Tutti invitati a tutti casa. Tutti invitati. Io domani manderò con Patrizia una bottiglia di vino, la solita bottiglia di vino particolare. Sì. La stapperete qua e... Grazie, promesso, signor. Che Pippo sì. Berrà il bicchiere mio, lo berrà Pippo senz'altro, volentieri lo faremo. Quindi domani vi faremo vedere la bottiglia del vino che arriverà del sindaco, offerta alla radio, la facciamo vedere in diretta. Bene sindaco, grazie veramente. Abbiamo fatto vedere le tante crispelle che hanno fatto, esatto, i miei assessori, le assessoresse, o meglio le sindachesse, così le ho presentate io ai ragazzi che saluto con affetto, tutti i ragazzi minori profughi non accompagnati, tutti gli ospiti che abbiamo, i migranti che ci sono alla Stella Marina e in tutta l'area grecanica, a loro un abbraccio particolare. Bene, è arrivato il messaggio, un palazzetto manca pure, vabbè, ma ne abbiamo parlato col sindaco. Grazie sindaco, le auguriamo una buona vigilia. Vorrei che qualcuno scrivesse cosa c'è a Melito, non ecco, cosa manca. Cosa manca. Bene. Cosa c'è? Alla prossima, allora scrivetelo, mi raccomando. Grazie, grazie sindaco, buona un vigilia. Un abbraccio a tutti. Buona vigilia. Un abbraccio particolare lo facciamo tra sì. Juventino certo. E Pippo che abbracciano Juventino. Grazie sindaco, ecco. L'abbraccio di Inter e Juve. Grazie. Buon Natale. Perché buon Natale. Lo sport è anche questo. Certo, ci vediamo domani noi. Ciao a tutti.